L'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto, ove non miri a preparare l'avvenire. E con questo pensiero in testa di quanto sia importante l'arte, sono contenta di dare il benvenuto a questo palco a un artista, a un attore di Palermo, legatissima alla sua terra, che ha deciso di condividere un pensiero con noi in questa mattina. Paolo Briguglia. Giulia, grazie di questa... grazie di questa introduzione. Io sono qui oggi perché credo in tutto quello che è stato detto, credo in queste idee, credo in questo metodo, credo in questa festa, credo in queste facce. Il mio più non è un intervento politico, è un intervento quasi di amore per questa città e per quello che sta succedendo. Io li conosco, molti di loro, conosco Ugo da tantissimi anni, conosco Igor Gerarda che era mio compagno di banco al liceo, vi conosco, so chi siete, so la vostra passione, so la vostra onestà e parlo con voi ma mi rivolgo ad altri che non sono qui e che etichettano tutti i palermitani che non si schierano, che sono disillusi, stanchi e magari... vedono il movimento per tanti episodi, come dicono populismo, eccetera. Vi sembra, parlo con loro, populismo? Quello che avete sentito qui, l'impegno di queste persone, il loro contributo fortemente positivo, il loro impatto sulla politica italiana, non solo siciliana, ringiovanimento, riduzione degli sprechi, avere portato violentemente una nuova generazione con un nuovo cuore pulsante nella vita politica. Io spero che questo, come sta già succedendo col contributo di Giancarlo Cancellieri in regione, succeda anche nella città, che sempre di più questo modello prenda piede e animi di nuovo questa città. Due parole, che ho detto due parole che mi danno forza in questo momento, le vorrei tatuare su un braccio da una parte e dall'altra. Una è speranza, non come un ottimismo facile o come... speriamo che qualcosa succeda, ma forse no. Speranza come forza attiva per costruire, per lanciarsi nel futuro, per pensare a quello che sarà questa città anche quando la abiteranno i nostri figli, progettare energie. Io è stata pulita la spiaggia, un'iniziativa bellissima, e pochi anni fa dai ragazzi, meravigliosa. Un paio d'anni fa, nei miei avanti e indietro, io vivo a Roma, sono residente a Roma ma divido la mia vita fra Roma e Palermo, un paio d'anni fa, via Villafranca, centro della città, arrivo e c'erano spazzatura ovunque, sacchi della spazzatura, nelle aiuole degli alberi, uno schifo, e mi sono veramente arrabbiato, ho detto ma possibile, un conto è l'amministrazione comunale, va bene, non raccolgono i problemi che sappiamo, ma possibile che i cittadini, a proposito del fare e di prendersi le responsabilità, non lo vedono più? Possibile che tu cittadino non vedi un cazzo di sacco della spazzatura e non lo prendi e lo vai a buttare a 2 metri e lo lasci lì per una settimana? E allora ho chiamato degli amici giornalisti e ho detto venite con me che facciamo un bel video. Mi sono messo per la strada con la scopa e la paletta, ho lavorato un paio d'ore, l'abbiamo caricato sul sito della Repubblica, abbiamo avuto migliaia di visualizzazioni, ma soprattutto ho ricevuto messaggi, centinaia di persone che dicevano lo possiamo rifare? Quando è che ci mettiamo per la strada a fare qualcosa? Noi la settimana scorsa abbiamo pulito lì, noi vorremmo pulire là. C'è energia latente che sta... sotto la cenere che quasi si sta spegnendo e che aspetta solo un input, lo spazio per poter ritornare attiva. E quell'energia, non la vostra, voi siete qui e lo sapete, ma bisogna andare a parlare con quelle persone e dirgli c'è spazio per proporre le idee, non è più il momento di una gestione verticale di chi dice il sindaco lo posso fare solo io perché qui va tutto a scatafascio, come dice lui, siamo tutti, non funziona più quella roba lì, siamo tutti. L'altra parola è orgoglio. Orgoglio di questo posto, cioè quando torno qua, quando parlo, quando ognuno di voi quando va in giro dice di dove sei? Sono palermitano, siciliano, che succede? Che si illuminano gli occhi, che la gente dice Sicilia. Vi cito così un po' a memoria un articolo di un paio di giorni fa di Aldo Cazzullo che sul Corriere della Sera interveniva sulla Sicilia, questo
dramma terribile dei sussidi ai disabili, eccetera. Lui diceva: la Sicilia è l'isola più bella del mondo, ci sono templi bizantini che neanche a Bisanzio, mosaici, ci sono templi greci e teatri che non ci sono neanche in Grecia, cattedrali normanne, Monreale che non esistono più in Normandia, ci sono vulcani che stanno a strapiombo sulle spiagge caraibiche. Ecco, la Sicilia e i siciliani sono seduti su un tesoro, lo devono solo riaprire. Non è solo un tesoro paesaggistico, è un tesoro di cultura, la nostra cultura, la cultura mediterranea, che per me è occhi aperti sulle cose, scambio di idee, cervello che funziona, abitudini al viaggio, allo spostamento, meticciato culturale, mediterraneo, il porto, la nave che parte, meticciato, siamo tutti di colori diversi, alti, bassi, bruni, rossi, il candidato sindaco è biondo con gli occhi azzurri, siamo meravigliosi. Ultima citazione del grandissimo poeta Ignazio Buttitta, chi se lo ricorda, io mi sto rinnamorando, lo sto riscoprendo, tra l'altro si può sentire la sua voce diretta su YouTube. Lui dice: i siciliani hanno il cuore grande quanto una piazza e la testa grande come il cielo. Ricordatevelo, perché è un'immagine meravigliosa. Quindi, ripeto, io credo fermamente in questo progetto, mi sembra un progetto serio, credibile, fortemente positivo, al di là delle bandiere, al di là delle idee. Io credo nelle cose quando sono giuste e do il mio contributo come posso e la mia faccia quando sento che sono giuste. E prima di lasciarvi al candidato sindaco, a Ugo Forello, un augurio veramente che da queste elezioni in poi questa città possa tornare ad essere quel posto aperto dove civilmente, da concittadini, si possono mettere le proprie energie, la propria passione e le proprie idee senza la paura di restare ancora una volta disillusi, sparpagliati e arrabbiati. Tanti auguri Palermo e tanti auguri a Ugo Forello!